Hola Rockers, ma quanti tipi di vibrato esistono? Beh, scopriamolo insieme dopo la sigla. Bentornati nel mio canale, io sono Stefano Lucignolo. Oggi parliamo dei tipi diversi di vibrati che si possono affrontare sull'armonica. I vibrati principali che possiamo generare sono tre. Andiamo a vederli insieme. Primo vibrato che possiamo effettuare con la nostra armonica è un vibrato di tipo glottale. Che cos'è il vibrato glottale? Beh, innanzitutto ti lascio una scheda di un video in cui parliamo proprio di questo tipo di vibrato, vattelo a vedere. Ma se vogliamo vedere proprio nello specifico le differenze fra i vibrati, te lo spiego subito. Il vibrato glottale è un vibrato meccanico che si forma all'altezza della laringe. Che cosa vuol dire? Quando la colonna d'aria viene spinta attraverso la trachea, passa attraverso la trachea, attraverso quindi anche la laringe, se cominciamo a muoverla con degli spasmi, imprime il suo movimento alla colonna d'aria, quindi trasmette la sua vibrazione alla colonna d'aria, che quindi comincia a tremare, comincia a ondularsi, comincia a saltellare. Non è più una colonna d'aria lineare, ma è una colonna d'aria tremolante. Questo tremolio si trasmette alle ance e quindi avremo una vibrazione. Come generare un vibrato glottale? Pensa a fare una risata al contrario, oppure una risata normale. Quindi senti proprio che la laringe e di conseguenza le cartilagini all'interno della laringe non bloccano il flusso dell'aria, ma si appoggiano, creano una sorta di piccola restrizione. Questa restrizione fa sì che il flusso di aria venga modellato con dei picchi proprio di intensità. Quindi se utilizzo questa tecnica, sarà una tecnica in cui la vibrazione sarà sempre veloce, una vibrazione potente, una vibrazione un po' caprina. Ok, questo tipo di vibrazione. Devo sempre, quando faccio vibrare una nota, utilizzare poca aria. Mi raccomando, non tantissima aria, pochissima aria, perché poca aria si traduce in un bel volume di suono sullo strumento e di conseguenza l'effetto sarà molto più importante. Quindi, per ottenere un vibrato glottale, ridi. Risata in avanti. Risata in entrata, in ingresso, quindi in ispirazione. Sull'armonica si tradurrà in questo suono. Secondo tipo di vibrato che possiamo generare sull'armonica, il vibrato diaframmatico. Che cos'è il vibrato diaframmatico? Il vibrato diaframmatico, come dice la parola stessa, è un vibrato generato dalla pulsazione che imprimiamo al muscolo diaframmatico, quindi il muscolo adibito alla respirazione. Anche qua, se non sai come respirare attraverso l'armonica correttamente, guardati questa scheda. Che cosa succede? Diaframma si muove verso l'alto, verso il basso, aria entra, aria esce. I muscoli intorno al diaframma hanno il compito di sostenere, quindi di rallentare, ok, il movimento del muscolo. Se i muscoli, quindi gli addominali e tutti i muscoli che stanno intorno nella parete addominale al nostro diaframma, se i muscoli intorno a lui cominciano a muoversi in questa direzione, quindi come se stessimo ridendo ma con la pancia, quindi creando una specie di vibrazione, pancia in avanti, pancia in dentro, quindi un piccolo spasmo, che cosa succede? Il diaframma sale, mentre sale viene schiaccettato dai muscoli e quindi sale zizzagando. Questa zizzagata che fa il muscolo diaframmatico contribuirà a una colonna d'aria zizzagata, quindi una colonna d'aria che avrà dei punti di pressione differenti e quindi una vibrazione sul suono. Che differenza c'è quindi fra un vibrato diaframmatico e un vibrato glottale? Quello glottale è un vibrato molto meccanico, un vibrato che più o meno ha sempre la stessa velocità. Quello diaframmatico invece, potendo controllare meglio i muscoli addominali, quindi tutto quello che sta intorno al nostro diaframma, con l'esperienza e con l'allenamento posso dare alla mia vibrazione velocità differenti. Posso generare una vibrazione veloce sia sulla singola nota che sull'accordo. Posso generare una vibrazione
media, sempre sulla singola nota oppure sull'accordo. Posso generare una vibrazione lentissima, sempre sulla singola nota o sull'accordo. Quindi il diaframma è il migliore amico della vibrazione, a parer mio, perché è una vibrazione che possiamo controllare. Ovviamente, e poi questo lo vedremo alla fine del video, ci sono dei pro e dei contro per tutte queste tecniche. Alcune vanno bene in alcune occasioni, altre vanno bene, magari sono migliori in altre occasioni. Però diciamo che il vibrato diaframmatico è un po' come, una volta che lo sappiamo gestire, avere un potenziometro sul pedale del tremolo, per se qualche chitarrista che sta ascoltando. Quindi un potenziometro che va a sostanzialmente far vibrare la nostra nota più o meno velocemente, quindi è molto regolabile. Pronti per il terzo tipo di vibrazione? Te la dico subito. Terzo tipo di vibrazione è un vibrato che non è proprio generato dalla colonna d'aria, ma è un vibrato generato dall'utilizzo dell'aria sullo strumento. Sto parlando di quel vibrato molto potente che appunto alcuni chiamano power, che è un vibrato generato da un bending rilasciato sulla nota naturale in maniera molto veloce. Quindi la prima cosa che devo fare ovviamente è gestire bene il bending. Una volta che ho questo bending, genero proprio un bending sempre più veloce, 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 in modo tale che poi la sensazione di suono che ho sia una nota che sale e scende di un semitono molto velocemente e quindi di conseguenza crei una vibrazione. Quindi, tanto per intenderci, faccio un bending. Questo bending lo porto sempre più veloce. Yeah. Questo tipo di vibrazione è una vibrazione, diciamo, meccanica sullo strumento, molto utilizzata da alcuni armonicisti, con un suono potente, un suono molto tagliente. A parer mio, si devono saper usare tutte e tre, tendenzialmente. Quindi, conclusioni di queste tre vibrazioni, quali sono? Quindi, dove utilizzo questi tre vibrati? Il vibrato glottale lo utilizzo su brani veloci, brani molto aggressivi, ad esempio, non so, rock and roll, rockabilly, tutti quei generi dove ho bisogno di tanta potenza, tanta velocità, tanto controllo su note di qualunque genere, non solo note che possono eseguire bending, ma note di qualunque genere. Quindi un vibrato molto prêt-à-porter per un genere che magari gira intorno ai 200, 180, 200, 210, 230 bpm. Quindi un genere molto veloce dove non si ha molto tempo di fare vibrati raffinatissimi, diciamocelo chiaro. Quindi lo utilizzo in quelle occasioni lì. Il vibrato diaframmatico invece lo utilizzo ovunque, è il mio vibrato preferito, quindi sugli slow blues, su musiche pop, piuttosto che in altri generi. Perché? Perché posso andare a modellare la qualità del mio vibrato in base al brano che sto eseguendo, quindi nel jazz, nello swing, in tutti i generi sostanzialmente il vibrato, se non sono troppo veloci e troppo marcatamente veloci sul tempo, il vibrato diaframmatico è sicuramente la scelta migliore. Il terzo vibrato, quindi il power, lo utilizzo quando voglio un suono molto graffiante. A volte lo uso anche qua, in generi abbastanza sanguigni, come dire, quando vogliamo dei suoni molto potenti, generi magari veloci, ma anche su generi si può utilizzare tranquillamente, su generi un po' più lenti, soltanto che lo scambio tra una nota piegata e una nota rilasciata, quando comincia ad essere una velocità un pochino inferiore, insomma, comincia ad essere un po' troppo meccanico, a parer mio. Però diciamo che sulle note su cui posso
creare e generare un bending bello, quindi sulle note classiche dove si possono generare i bending, a volte lo mescolo al vibrato glottale, quindi utilizzo un po' di vibrato glottale e il power quando magari è una nota molto lunga, wow, voglio ottenere quell'effetto super brass con tanta vibrazione, allora lì sì, si piega e si fa di power come se non ci fosse un domani. Fammi sapere che tipo di vibrato preferisci, scrivilo nei commenti. Per quanto ci riguarda, ci vedremo sempre su questo canale più o meno con queste tempistiche. Oh, attenzione, vi invito anche sulla Lucignolo Academy, dove potrete condividere anche delle vostre registrazioni, se volete un mio parere su magari qualche brano che eseguite, qualche consiglio, non vi fate problemi, Lucignolo Academy aperta a tutti e soprattutto fra di voi create discussione, cosa che accade regolarmente e di questo me ne sono davvero grato. Altra cosa, sito www.stefanolucignolo.com, potrai così iscriverti alla mailing list e rimanere aggiornato su tutto quello che succede sul canale. Vi assicuro che non vi rompo le scatole, è una mail al mese, non sono di quelli che vi mandano le mail ogni due giorni, quindi tranquilli, però sarà una bella mail riassuntiva in cui se vi siete persi qualche puntata, se vi siete persi qualche evento o volete partecipare a qualche evento futuro, lì c'è un po' tutto. Poi se vorrai prendere una lezione online con me o guardare il videocorso, potrai prenotare direttamente la tua lezione online dal mio sito. Adesso veramente basta guardare questo video, chiudi tutto, prendi la tua armonica e comincia a suonare, comincia a vibrare. Buone armonicate, ciao!